Buongiorno ragazzi, oggi siamo ancora con la pialla a filo. Riprendiamo due nozioni e entriamo nel dettaglio come utilizzare correttamente la protezione a ponte, che è questa color oro, ok? Il registro, il piano d'entrata, il piano di uscita e sotto la protezione a ponte troviamo l'albero portacoltelli, che è l'utensile che lavora nella pialla a filo per asportare il materiale. Come prima cosa facciamo? Guardiamo la nostra tavola, misuriamo con il metro a bacchetta la tavola, il punto più largo è 24 cm, quindi impostiamo il registro superiore a 24 cm. Qui adesso abbiamo 22, mettiamolo un po' più largo, ok, adesso sicuramente abbiamo una superficie di taglio di 27 cm, quindi sappiamo che la nostra tavola sicuramente riuscirà ad essere lavorata. Come prima cosa alziamo il beccuccio della protezione a ponte in modo che possiamo sollevarla aiutandoci col pezzo di legno. Il pezzo di legno passando sopra al piano d'entrata, al piano di uscita, solleverà la protezione a ponte e permetterà il passaggio del pezzo in totale sicurezza rispetto all'operatore. Ora vado ad accendere l'impianto di aspirazione. Prima di farlo vi faccio vedere i DPI che ci servono: le cuffie, gli occhiali. Dobbiamo settare il piano in modo da decidere quanta parte asportare. Per ora, come vi avevo detto nel precedente video, lo settiamo a 3 mm. Dopodiché andremo a fare il filo, quindi spengo la macchina per sicurezza, faccio scorrere la protezione a ponte, faccio scorrere il registro, metto la protezione a ponte contro, giro il beccuccio. Questa è la faccia che abbiamo appena piallato, la appoggio al registro. La tengo contro il registro e spinta verso il basso, verso i piani di entrata e di uscita. Ora possiamo notare come la tavola presenta una faccia perfettamente piana e un filo perfettamente piano perpendicolare alla faccia che abbiamo. A questo punto la tavola ha già subito tutte le lavorazioni, potremmo passare alla pialla spessore. Adesso magari faccio un video in cui nel dettaglio vediamo come lavora l'albero portacoltelli.
Ci tenevo a farvi vedere questa cosa fondamentale. Adesso vi faccio vedere l'albero portacoltelli una volta che è fermo e la macchina è completamente in sicurezza. Adesso abbiamo disattivato il freno. Vedete che gira? Ok, questo albero portacoltelli con tantissime placchette. Vedete che non ha dei coltelli lunghi come i vecchi alberi portacoltelli delle pialle, ma ha una serie di placchette montate praticamente su un albero portacoltelli seguendo una forma elicoidale. Questa forma elicoidale permette una migliore asportazione del trucciolo e riduce tantissimo i decibel emessi dalla macchina. Questo permette un maggior comfort in falegnameria abbassando i rischi. Chiaramente bisogna sempre mettere i DPI necessari, in questo caso le cuffie o i tappi, per lavorare in sicurezza. Il vantaggio di queste placchette è che tagliano su quattro lati. In questo momento abbiamo solo questo lato esposto. Quando capirò che la macchina effettuerà dei tagli che non andranno più bene perché le placchette a furia di lavorare perdono il filo, a me basterà svitare, allentare queste viti, fare un giro di 90 gradi alla placchetta e inizierò a utilizzare un altro lato. Questa operazione si può fare sui quattro lati della placchetta, dopodiché le placchette sono usa e getta, non sono riaffilabili e quindi verranno eliminate. Io mi trovo molto molto bene con questa tipologia di albero. Difatti ho richiesto su questa macchina questo tipo di albero e sia sulla pialla filo che sulla pialla spessore abbiamo montato lo Xsilent di SCM. Ora, un'altra cosa fondamentale è che se lo vedete così fermo percepite la pericolosità di questo oggetto, ma se doveste vederlo così, capite che quando è in rotazione a 5.000 giri al minuto e con tutti i rumori che ci possono essere in falegnameria, capite che uno potrebbe scambiarlo per un cilindro lucido, liscio, e non avvertire il pericolo insito in questa macchina, ok? Adesso fermiamola, il freno, vedete che frena il motore in modo che l'albero è perfettamente fermo, ok? In pochissimo tempo. Ripassiamo un attimino, punto per punto, tutto quello che dobbiamo fare per settare la macchina per lavorare in sicurezza, ok? Allora, il registro deve essere sempre a 90 gradi. La protezione a ponte, quando devo fare il piano, il beccuccio deve essere alzato. Quando devo fare il filo, il beccuccio deve essere abbassato. Ok? Per fare il piano, per fare il filo. Ok? Allora, importantissimo che prima c'era la macchina in movimento e c'era un sacco di rumore, non ho voluto approfondire. Allora, quando la macchina si presenta, per esempio adesso abbiamo dei residui di segatura, mai pulire con le mani così, è un vizio che dovete assolutamente perdere. Piuttosto soffiate e eliminate tutti i residui. Se avete pezzi grossi fermi sulla macchina, piuttosto prendete un pezzo di legno, non il metro, un pezzo di legno e li spostate. Mai andare a pulire la macchina con le mani, ok? Quando abbiamo la tavola grezza, in questo caso già stata lavorata, la modalità corretta per tenere la tavola è col polso premere sulla tavola, perché deve essere sempre tenuta contro i piani e in basso. Imbocchiamo la protezione a ponte che si alza e va tenuta sempre giù. La mano, vi faccio rivedere questo passaggio, la mano scavalca la protezione a ponte sopra e tiene sempre il pezzo verso il basso.
Dobbiamo spingerlo, spingerlo. A questo punto la lavorazione è stata effettuata in sicurezza. Per quanto riguarda il filo, la modalità corretta per tenere la tavola è questa. Scegliamo chiaramente, come ho già ripetuto prima, il piano che abbiamo appena fatto va contro al piano del registro. Bisogna tenere le dita chiuse, così lavoriamo solo con il pollice, l'indice e l'indice piegato. Questa è la modalità corretta. Possiamo tenere un paio di dita che ci aiutano a spingere la tavola contro il registro se la tavola è alta, se ha un listello piccolo no. Ok? Quindi piuttosto spingiamo con l'indice piegato. Questa è la modalità corretta per movimentare la tavola. Non dobbiamo, un'altra cosa importante è che non dobbiamo stare fermi qua e movimentarla da qua, dobbiamo camminare insieme alla tavola e spostarci, perché dobbiamo rimanere vicini per non affaticare la zona lombare. In questo caso abbiamo una tavola di cedro molto leggera e piccolina, ma se dobbiamo andare a piallare una tavola da 3 metri alta 5 cm di noce, capite che lo sforzo che facciamo è veramente tanto, quindi dobbiamo tenere il peso più vicino possibile, l'oggetto più vicino possibile a noi, perché se lo teniamo distante affaticheremo la zona lombare. Ok? Spero di essere stato abbastanza chiaro in tutte le fasi per poter piazzare la macchina. Come ho già ripetuto nel precedente video, se utilizziamo la macchina impostata come adesso, quindi occupando una piccola sezione di piano, pieghiamo la protezione a punta, così non ci darà fastidio se dobbiamo passarci davanti. Ok? Basta. Mi sembra tutto chiaro, quindi posso salutarvi. Ciao ragazzi, alla prossima!